Ciao a tutti, Radio Gamma 5, giovedì, come ormai da 10 anni, la trasmissione Magia Astronomia Paganesimo, condotta da Francesco e da Claudio. Claudio si è preso un giorno di ferie, visto che l'ho fatto lavorare per 2 giovedì di seguito e non ho partecipato, non sono potuto intervenire, e di conseguenza si è mutato un po' il turno. Parto prima di tutto con una cosa che reputo doverosa, anche perché appunto è una persona che tutti quanti qui in radio conoscono e voglio ricordare appunto Carmelo, che è stata una persona che ha dato un grande contributo, ha dato la vita, si è impegnato moltissimo affinché Radio Gamma 5 andasse avanti. Perciò io che ho avuto la possibilità di conoscerlo appunto in molte assemblee, ho potuto notare, vedere ed ammirare la capacità, la costanza, la bravura, l'impegno che ha sempre dimostrato nel sostenere la radio. Proprio questo suo desiderio di impegnarsi in ogni energia, in ogni momento, in ogni istante per sostenere Radio Gamma 5, penso che sia il miglior ricordo che possiamo avere di lui, e noi dobbiamo appunto ringraziarlo per quello che ha fatto, per quello che ha sostenuto e per quello che si è impegnato. Mi piace appunto che persone che sono così fondamentali scompaiono in momenti importanti, però serveremo sempre di lui questo suo ricordo. E questo appunto mi sembrava proprio doveroso, proprio perché tutte le persone che si impegnano affinché Radio Gamma 5 vada avanti, questa radio continui ad esistere, continui a proseguire, che possa essere una radio libera in cui le persone possono esprimersi, in cui non ci siano filtri, non ci siano mediazioni, in cui non ci siano indirizzi, ordini dall'altro, in cui non ci siano discriminazioni, separazioni, in cui non ci sia il potere o il controllo sulle persone. È una radio, non dico rara, ma quasi unica. E perciò ogni contributo, ogni sostegno, ogni persona che si impegna in questo, gli deve essere riconosciuta un debito nei loro confronti, proprio perché meritano di essere ricordati, meritano di essere ringraziati. E speriamo che tutti quanti continuino a sostenere Radio Gamma 5 come hanno fatto fino adesso. Questo appunto proprio perché, lo voglio ricordare, Radio Gamma 5 è una radio che, e se esiste, se resiste, se si mantiene, se prosegue, è perché le persone che l'ascoltano, chi la conduce, i conduttori, hanno sempre ben coscienti che questa radio è l'unico spazio ormai di libertà che è rimasto. Assistiamo proprio a cose che sono incredibili, a eventi stupefacenti, vediamo persone impegnate o allucinate, impegnate su cose che sono assurde, che non hanno nessuna validità, che non hanno logica, che non hanno sentimento, non hanno sostanza, non sono legati a noi, eppure queste cose stupide riempiono la vita, riempiono ogni aspetto quotidiano, riempiono i giornali, la politica, le discussioni. Chi ascolta Radio Gamma 5 e chi la fa sa che quello che si presenta alla massa è sempre una menzogna. E noi lottiamo sempre contro le menzogne e speriamo che questa radio possa mantenere per molto tempo questa sua caratteristica, questa sua possibilità di combattere per cercare di conoscere, perché questa Radio Gamma 5 non vuole imporre una verità, ma vuole cercare di essere uno strumento, un'occasione, uno spazio di conoscenza. Perciò tutti quanti quelli che fanno qualcosa per questa radio, io li devo ringraziare. Bene, questa era una cosa appunto che era doverosa e che speriamo non dover ripetere a memoria di altre persone, proprio perché terremo che queste persone così brave ci siano sempre a fianco, ci siano sempre di esempio, ci siano sempre di sostegno, siano persone che proprio con cui possiamo camminare e vivere a fianco. Passiamo invece a tematiche inerenti alla nostra trasmissione. Voi sapete che nel mese di marzo ci saranno 2 incontri che riguardano il paganesimo. Voglio parlare in particolare del Pagamut che si tiene a Montegrotto. È stata già fissata la data per giovedì 9 marzo alle ore 21 presso il pub Imbolc in via Aureliana 11 a Montegrotto Terme. Questo è un incontro. Vediamo se c'è qualche già ascoltatore. Sì, pronto? Conversi, ti fai ammenda dei tuoi E tu cosa peccati. dici? Tu cosa dici? Cosa sei? Tu sei un peccato. Così io non ho peccati, cerca di non essere offensivo. Viva nostro Signore Gesù Ah, Cristo. beh, se il tuo Signore ha annunciato il mio Signore, io non ho. Non ho sim. Beh, tutto qua.
Sai che è incredibile, non riesci neanche a interagire con queste persone, non riesci neanche a parlarci, non riesci neanche a dire qualcosa, talmente sono ottuse, chiuse, insensibili, talmente sono incapaci di osservare, di sentire e anche di interagire con le persone. E logicamente hanno sempre il bisogno di importi qualcosa, ma anche a questa persona gli ricorderemo qualcosa in merito al suo modo di essere, a quello che sostiene la sua realtà. Dicevo appunto allora. Il 9 marzo, giovedì 9 marzo alle ore 21, a Monte Corto Terme, pub Imbolc, il terzo MUT pagano del Veneto. Il 25 marzo, sabato, a Jesolo, al Bosco Sacro della Federazione Pagana, tireremo e terremo il rituale dell'equinozio di primavera. È un rituale religioso. Sì, pronto? Viva il Papa! Addirittura, come notate, hanno soltanto da inneggiare a qualcun altro che li può essere il loro signore, il loro padrone. Vedo che proprio la povertà, la brevità, la incapacità di discutere è stata già dimostrata da due cattolici. D'altronde i cattolici non hanno nient'altro. Forse dovranno festeggiare qualcosa che a loro piace molto, che sono i roghi. Sì, pronto? Si sono dimenticati i psicofarmaci, dei droghi che somministrano. Però, sai, dice Claudio Lolli, io ti racconto la droga che si compra in chiesa o in farmacia. Appunto, è droga, no? Il discorso è che vogliono la povertà finta, no? tengono, non avranno accesso al povero contadino che lavora e studia nel campo. Dovranno studiare anche loro, perché la posizione dominante devono guadagnarsela, non rubarla. Beh, sai, lo hanno rubato tutto, hanno inventato tutto e perciò non potranno mai cambiare la loro natura. Lo so, ma il discorso è che loro vogliono il potere è di chi lavora, di chi che produce. Loro all'interno sul dominio. Dall'ambiente alla vita, no, come i polli adesso che fanno storie di fuoco. Va bene, grazie Alessandro. Ciao. Ciao, ciao. Allora, difatti, allora, vogliamo anche ricordare appunto che il 25 marzo, sabato, al Bosco Sacro della Federazione Pagana a Jesolo ci sarà il rituale dell'equinozio di primavera. È un rituale importante perché è il rituale della luce, è il rituale della nascita, è il rituale del disvelamento. Sì, pronto? Viva Cagliostro e viva Giordano Bruno. 4 e 24 l'anno di E conti la storia del Cagliostro di Giordano Bruno. Sì, difatti tra l'altro. Bene, ciao. Ecco, questo di Giordano Bruno, domani è i 406 anni del fatto che si sono divertiti i cattolici, cristiani e monoteisti a bruciare Giordano Bruno. Questo lo volevo appunto ricordare, legato al discorso della sentenza del crocifisso, e comunque ne parleremo anche di questa tematica. Per non parlare poi di Cagliostro, fatto morire a San Leo e logicamente perseguitato non perché criminale o perché abbia compiuto qualche azione terroristica, ma semplicemente perché sia Giordano Bruno sia Cagliostro chiedevano e volevano soltanto poter essere liberi, pensare con la propria testa, ma essere liberi, cercare la conoscenza di comprendere le cose è una cosa che dà sempre fastidio ai monoteisti. I monoteisti non possono accettare che le persone siano libere e cercano di comprendere le cose tramite la loro sensibilità, tramite il loro cuore e il loro animo. I monoteisti hanno qualcosa da imporre, un qualcosa da importi, qualcosa da inculcarti e qualcosa a cui chiederti di sottometterti. Sì, pronto? Sì, ciao, sono Pagni. Ciao. Ciao. Io ho la possibilità di confrontarsi e fa di slogan. Ma bene che siamo in campagna elettorale, ma viva Dio. Il confronto non esiste. No, esiste Iori, chi crede e tutti quelli che non crede in quello che crede Iori, esatto, senza avere nessuna base logica, sì, per poter convincere, è diverso l'avversario, il nemico. Guarda che l'origine del disastro che cos'è. Certo, ma loro sono il disastro. Sì, c'è il disastro in persona, perché ti te puoi rapportarti con tutti, ma state gabbi. De convinzioni basate su dei fatti. Con questo te raffronti e se uno gare robe diverse e te dimostra che tu non regge. Ma loro non hanno niente. Io ho niente. Crede che hai misteri, cioè, robe da matti. Tu li devi accettare e basta. E dopo inventare la fede, perché così l'incoscienza. L'ignoranza. Cioè, quando che ti dici incosciente, perché non ti assumi più responsabilità, te deleghi la fede. E la fede chi sei che la fa? Te vedi? Illuminati, profeti. Qui che chiama illuminati, dopo te vedi tale febbre tra il Papa, una volta le infaibie, un'altra volta le DEA. Cioè, ed è una comica perfetta, te vedi Miningo che si è cata la femmina a 70 anni, niente a fare, è stata in piazza, piazza, dame che tocco di uomo, perché
l'uomo insieme con la donna sta meglio che non fa da solo, niente da fare. E metti il sario dentro il convinto che dica preghiere, e dopo quello che si acciappa con Satana, col demonio, sì. Un'altra invenzione sua. Cioè, ma roba da matti, e oh, qua, e tutti quanti in gregge tutte le domeniche a far battezzare. Vabbè, se uno vuole essere gregge, può fare gregge tranquillamente, purché non mi costringa a entrare nel gregge o essere gregge quando non sono gregge. Ma vabbè, il fatto sì che il gregge di sé per sé, a me non mi dà nessun fastidio, ma quando che un gregge di un tipo che ga dei credenze, se mette vicino un altro gregge di un altro tipo, se solo questione, e la prima roba che capa è colpa di che altri, se colpa tutti. Sì, ma vabbè, finché le pecore si uccidono fra di loro, a me non interessa l'importanza. L'importante è che io non ne venga coinvolto o non sia costretto a prendere anche le parti. Anche perché, amico, a vocazione fa il becchi, se peiso tutti, non è un problema. Sì, sì, peiscono da solo, loro sono già dei morti. Sono dei... Seguo dei morti, ti saluto. Ciao. Bene, ciao, ciao. Sì, e appunto, una cosa che voglio ricordare è sempre la loro coerenza, è quella di creare sofferenza e sempre quella di creare ambiguità. E io volevo ricordare, partendo appunto dalla triste sentenza e penosa sentenza sul crocifisso, ricordare una data. Prendo da un testo semplicissimo che invito al pensiero di Giordano Bruno, la cronologia della sua vita. Dice 1600, l'8 febbraio gli viene letta la sentenza di condanna articolata in 30 punti. Privato dell'ordine sacro, viene consegnato alla giustizia secolare e rinchiuso nel carcere di Torrinona. Si tenta in ultimo e invano di strappargli una biura. Il 17 febbraio, all'alba, viene arso vivo in campo dei fiori. Come ultimo atto, rifiuta il crocifisso. Allora, quando noi abbiamo sotto gli occhi, possiamo leggere la sentenza sul crocefisso, che stranamente viene emanata lo stesso giorno o pochi giorni prima che ci sia l'anniversario, 406 anni dal rocco di Giordano Bruno, possiamo benissimo pensare, e lo pensiamo, che questa data sia stata scelta volutamente per ribadire che chi rifiuta il crocifisso, chi rifiuta la sottomissione, è destinato a essere arso vivo. È significativo proprio che dopo 406 anni Giordano Bruno, il 17 febbraio del 1600, viene bruciato sul rogo, e si propone il crocifisso, e lui giustamente, e con un'enorme abilità, intelligenza, nonostante che sia conscio che è la fine della sua vita, rifiuti questo mostro, questa mostruosità del crocifisso. E dopo 406 anni, dopo che abbiamo visto milioni di persone, di uomini, donne, interi popoli cancellati dal crocifisso, c'è chi ci viene a raccontare, a dire che il crocifisso è simbolo di civiltà, di unione, di diritti, di tolleranza. Questo è sempre il classico sistema che si dicono che gli strumenti di tortura sono strumenti che liberano le persone dal peccato. E penso che questa data di cui fa conoscere questa sentenza non sia dovuta al caso, alle circostanze o chissà quali norme burocratiche, sia stata proprio scelta ad arte, sia stata proprio scelta con un artificio, proprio perché 406 anni fa, il 17 febbraio, a Giordano Bruno gli danno il crocifisso, gli chiedono di rinunciare alle sue idee, alla sua natura, alla sua essenza, alla sua vita, alle cose che ha fatto, e lui rifiuta il crocifisso. Dopo 406 anni, lo stesso animo, gli stessi principi, lo stesso Cristo che ha bruciato Giordano Bruno ai Campo dei Fiori, propone la sentenza sul crocifisso in Italia. E non è cambiato niente, sono 400 anni e Giordano Bruno anche domani verrà bruciato a Campo dei Fiori. Ma con lui non si vuole più bruciare soltanto un eretico, si vuole bruciare tutte le persone che scelgono liberamente di orientarsi verso un'altra realtà, le persone che non commettono delitti, che non commettono violenza, persone che vogliono soltanto ricordare di essere libere di orientarsi in un altro senso, in un'altra direzione, di avere un altro animo, un'altra prospettiva, di voler cercare, di voler conoscere. Giordano Bruno non aveva commesso omicidi, non aveva ucciso nessuno, non aveva istigato a commettere reati, non era un delinquente, non aveva rubato, non aveva ucciso, non chiedeva potere. Chiedeva soltanto, di fronte alle mostruosità della Bibbia, di ritornare a qualcosa di più antico, di più originario, di migliore, di qualcosa che permettesse agli uomini di conoscere il loro animo, la loro essenza, di vivere con libertà. E questo non gli è stato concesso. Lui ha avuto la sfortuna di essere bruciato a rogo.
E dopo 406 anni, quello stesso istinto di uccisione, di sopraffazione, di violenza, si viene riproposto nella sentenza sul crocifisso. E ci si viene a raccontare che quel crocifisso, che è il patibolo, che è l'arma, lo strumento di tortura degli animi, dei corpi, dei popoli, delle persone, è uno strumento di libertà. Come si vede, se riesce a far passare la ghigliottina, la camera a gas, la forca, come un qualcosa che salva le persone. E noi dobbiamo riflettere che in questi 406 anni, ogni giorno i monoteisti hanno sempre cercato di bruciare i Giordano Bruno. E Giordano Bruno, appunto, che non avevano commesso niente, avevano solo ricordato che ogni uomo è libero e che ogni individuo è libero di pensare, e soprattutto uomini che si rendono conto della mostruosità della croce, del pericolo del cristianesimo, dell'assurdità della creazione dal nulla. E contro questo Giordano Bruno ha lottato, e Giordano Bruno è morto. E le stesse persone che si ispirano a quei principi tornano dopo 406 anni a riproporci una sentenza così terrificante, così malvagia come quella del crocifisso. Penso che, appunto, quando noi abbiamo sempre detto in questa trasmissione che il monoteismo non può cambiare e non vuole cambiare, che vuole sempre essere legato alla violenza, alla sopraffazione, alla sofferenza degli individui e dei popoli, dicevamo una cosa che per noi era scontata e che molti ci contestavano: l'andare del tempo, il trascorrere solo di pochi giorni, di pochi mesi, continua a darci ragione. Perciò dobbiamo stare attenti a questi. E io voglio anche ricordare, visto che si avvicinano le elezioni, di essere molto attenti, di non cadere nelle guerre di principio, di valori, di non pensare che i valori cattolici siano valori positivi, di non pensare a quei politici che sono disposti a tutto e pur di soddisfare i desideri della Chiesa, dei cristiani, di imporre regole sulla società, sulle comunità, sulle scuole, sugli ospedali. E io ricordo un fatto di cronaca, lo prendo dal Corriere della Sera di venerdì 3 febbraio 2006. Obiettrice di coscienza, ma faceva aborti legali. Inchiesta a Termoli, indagato anche un deputato. Evitiamo di citare il partito. Sotto accusa il primario di ginecologia con altre 33 persone. Queste erano persone che ufficialmente all'interno degli ospedali, del servizio sanitario pubblico, erano obiettori ed erano in prima linea sull'obiezione di coscienza, e poi in privato praticavano anche aborti oltre i termini di legge. Il Corriere della Sera parla di 80 interruzioni di gravidanza praticate anche sui minori e in alcuni casi oltre il terzo mese. E questo deve permetterci di riflettere, di ricordare cosa rappresentano i principi politici cristiani portati nella società. Logicamente noi dobbiamo sempre stare molto attenti a questi principi, perché questi principi sono pericolosi. I miei dubbi sulla religione incominciarono molto presto, quando da piccolo, nelle lezioni di catechismo, sentii parlare del limbo, un luogo per i bambini morti prima di ricevere il battesimo. Costoro non andavano all'inferno perché non avevano avuto la possibilità di peccare, e neppure in paradiso perché non erano stati rigenerati dal battesimo che toglie quel peccato che Adamo ed Eva avevano commesso per tutta l'umanità. Una colpa impersonale che vieta la visione beatifica di Dio. Per i bambini colpevoli di essere nati solo per morire, non era previsto neanche il purgatorio, dove la pena del peccato si riduce se le preghiere dei vivi sono sufficientemente numerose e fervide. Per loro c'è il limbo, un luogo che nella mia immaginazione non riusciva mai a essere troppo preciso, e che comunque aveva il pregio di evitare a chi vi accedeva le atrocità dell'inferno e la monotonia del paradiso. Una decina d'anni dopo, leggendo il quarto canto della Divina Commedia, appresi che oltre ai bambini morti senza battesimo abitavano il limbo il nostro progenitore Adamo, i patriarchi, i profeti, i re dell'Antico Testamento, quindi Abramo, Isacco, Giacobbe, Noè, Mosè e Davide, che però furono liberati e portati in cielo da Cristo, che fece la sua comparsa nel limbo come segno di vittoria incoronato. Vi rimasero invece i non credenti, i poeti greci e latini, quindi Omero, Ovidio, Orazio, Lucano, i filosofi Socrate, Platone, Aristotele, Democrito e gli eroi Ettore, Enea, Cesare, Camilla, Lettera. Non mi sembrava affatto una cattiva
compagnia, anzi forse il limbo era preferibile paradiso, dove altro non restava che il volteggiare con gli angeli nella luce accecanti di Dio. Ma un giorno la teologia cattolica smise di parlare del limbo, anzi lo abolì. Lo seppi da un libraio cattolico degli inizi degli anni Ottanta, quando mi recai da lui per comprare un dizionario di teologia biblica e un dizionario teologico interdisciplinare, dove nella parola libertà seguiva la parola liturgia e del limbo neppure il nome. Ecco, disse con tono di impiegato di banca che a un acquirente inesperto dice che ormai è da molto tempo che un certo valore borsistico non è più quotato, mi annunciò che il limbo era una nozione non più in uso perché la teologia si era modernata al passo coi tempi. Questa è un'altra dimostrazione come con dei principi molto flessibili, molto labili, molto semplici si sono create sofferenze per migliaia di persone, per milioni di persone. Persone che hanno visto la loro esistenza, la loro comunità, la loro storia sconvolta da questo principio del limbo, della sofferenza, del peccato. E finché appunto c'è stata possibilità di sottomettere le persone, di spaventarli, di terrorizzarli, si è usato il limbo. Quando si è avuta la possibilità di usare qualcos'altro, si è cambiato e si è inventato qualcosa di nuovo. D'altronde il monoteismo è falsità in quanto ha inventato addirittura un Dio creatore del mondo ed è continua a inventare principi e valori purché le persone siano sottomesse. Allora, questo appunto è la dimostrazione di come il monoteismo non abbia a cuore le persone, ma abbia solo l'interesse a che siano sottomesse. Eccoci qua, allora proseguiamo. Sapete, appunto aveva parlato prima, il pezzo che abbiamo letto era il pezzo di un filosofo importante, conosciuto, era Umberto Galimberti, che aveva fatto appunto questo intervento sul limbo. E purtroppo le invenzioni dei monoteisti sono sempre invenzioni che sono sempre sofferenti e sono sempre menzogne, a cominciare dal Dio creatore che ha creato un mondo. Allora, proseguiamo invece per quanto riguarda un'altra caratteristica della sofferenza che viene, della sofferenza che i monoteisti danno al mondo, che è la pedofilia. La Repubblica di venerdì 3 febbraio 2006 ha un intervento piccolissimo, nascosto, logicamente i giornali sono più impegnati a ricordare le cavolate, le stupidaggini che queste cose essenziali. Pedofilia, estradato Monsignor Hein, da quarta corte di appello di Roma, ha detto sì alla richiesta di estradizione negli USA di Joseph John Hein, l'alto prelato accusato da una corte di giustizia dell'Arizona di pedofilia per abusi nei confronti di due ex seminaristi. Ricorreremo in Cassazione, verrà riesaminato l'intero processo, ha commentato l'avvocato Michele Gentiloni, che assiste il Monsignore. La difesa si oppone all'estradizione anche perché il prelato teme che se venisse rinchiuso in carcere federale americano potrebbe essere ucciso. Logicamente la giustizia è sempre molto rapida nel tutelare certe persone, diciamo così. Io ricordo che il numero telefonico, i numeri telefonici sono 049 700 700 049 700 838. Sì, pronto? Sì, Paolo, scusa, sì, ciao. Ciao. Dimmi. Io voglio farti una domanda, Francesco. Sì. Questa gente che parla di spiritualità e di assoluto, li hai mai visti ridere di gusto? No. No. Ora contare una barzelletta. Il Giordano Bruno li chiamava il Tristo. Hanno detto che lo accusavano che lui avrebbe detto che Cristo era un Tristo. Ed era un Tristo. Sì, vabbè, scusa, e tu pusi una persona per questo? No, ma e le barzellette del giorno d'oggi? Tu pensi a un assoluto che non è capace di scrollarsi di dosso neanche le barzellette. È un vero assoluto, eh? O delle vignette. Se io fossi in grado di costruire vignette, non ho questa capacità, ma le farei a tutte le religioni. E quello che si offende vuol dire che è il falso. Sì, ma di fatto c'è... vedi, il discorso, la stessa Vaticano ha detto che non si deve parlare di Dio. Si possono fare le vignette sui preti, ma non su Dio. Perché?
Perché? Perché è vulnerabile, è un Dio vulnerabile, perché come è descritto da loro non può esistere un assoluto costruito in quel modo lì, perché fa ridere, è ridicolo, è inutile che dicano, se sono venute fuori certe barzellette, c'è il motivo di costruire la barzelletta, esatto. Altrimenti se fosse stato un Dio tremendo che ti castiga all'istante, però io credo al castigo all'istante, tu fulminami qui sul posto se ti e allora ti credo, va bene? Sono ancora elementare, io sono a livello elementare e rimarrò tale. Scusa, ma Giampaolo, se un Dio è assoluto, come può risentirsi per una vignetta? Ti do un esempio. Mio padre mi diceva una cosa: con la corrente elettrica non puoi sbagliare. Certo. E ho, in sintesi, penso di aver detto quello che volevo dire, intendere, no? La corrente elettrica non perdona, ma non è falsa. No, assolutamente. È retta come la matematica, è pervenuta a noi altri da millenni e millenni, però stranamente la matematica, sia pur semplice, onesta, umile, però è adoperata da tutti. Perché? Sì. Sì, ma infatti appunto perché è una cosa che tutti possono utilizzare, non esiste una verità o dettore della matematica. Una volta che le impari tutti la possono usare. No. E per essere potente tu hai bisogno di raggirarmi quei misteri? O di impormi la fede? Perché non sei chiaro? Dato che sei onnipotente, onnisciente, bontà infinita e vuoi ingarbugliare il discorso per mettermela nel sedere? Scusa il termine. No, beh, è vero, d'altronde è un inganno, è una presa in giro, cioè purtroppo le persone ci cadono, non sono ingenue, sono stupide in questo senso, o sono addomesticate a essere ingenue, insomma. No, ma ti ripeto, anche perché ho un limite tremendo, ho dei limiti tremendi, sono niente, sono il nulla, e tu vieni a mettermi ancora di più i pali fra le ruote e ingarbugliarmi il mio discorso con i misteri. Scusami, ma se sono un cretino, un ebete, sono nato così, d'altronde m'hai costruito tu. Perché vuoi castrarmi ulteriormente? Cioè non capisco sto modo di è fare. È solo la volontà di dominio e di controllo sulle persone, perché questo Dio dei cristiani, quando, dei monoteisti, non esiste. Quando guardo il sole, mi guarda e ci intendiamo a vicenda, non lo so perché. E il sole è tremendamente potente, però una dolcezza infinita, non lo so perché. E erano cretini quelli che lo adoravano. Ma il sole è esperienza, è conoscenza ed è contatto. Scusami, io sono così infimo, così limitato, che so solamente ringraziare direttamente quello che mi viene dato. Dopo il provenire, la provenienza non la conosco perché i miei limiti mi impongono questo, non per niente, non perché dica è così o è colà. Io non affermo, non nego niente, sono socratico, so di non sapere, abbi pazienza. Leggo le cose, la mia conoscenza e la mia esperienza. Caro Dio, abbi pazienza, sono fatto così. Ti saluto. Bene. E ti ringrazio. Ciao Giampaolo, ciao. Ciao. Sì, difatti esisteva già in antichità un testo che si chiamava I tre impostori. Sì, l'ascoltatore ci ha ripensato. Sì, pronto? Pronto, ciao Francesco San Paolo. Ciao. Anch'io. Ascolta, seguo con interesse la tua trasmissione, però mi viene un dubbio, no? È chiaro ormai che anche questo concetto di Dio qua, che la Chiesa propugna, è in realtà un prodotto, no? Quindi bisogna creare un paradigma. È un'invenzione. Esatto, è un prodotto da vendere. Ma mi sembra che però, cioè no, non so, mi sembra, ma corriamo il rischio che comunque parlandone a tutti i livelli non facciamo altro che fargli pubblicità, insomma. Assolutamente no. Dimostriamo la falsità che c'è dietro queste parole, dimostriamo l'inganno. Ma cioè, sai, è un mostro che va la figura di Cristo è un mostro che va demolita. Ho capito io, ma sì, va bene, comunque è una questione di punti di vista, capisci? Sì, beh, logicamente. Demolire e anche dare buttare benzina sul fuoco, insomma. Comunque dai, ti seguo con attenzione e un saluto particolare al Paolo che mi ha preceduto, perché mi suona simpatico. Ciao. Sì, no, l'importante, noi sappiamo benissimo che l'invenzione del monoteismo è una menzogna, è una cosa inventata, prova debolita, sì, pronto? Che mi casa ha paura, l'assoluto che ha detto lui,
E volevo dire che quando si può dire del Dio degli altri è pazzo, e protestano, e loro li uccidono perché protestano. Hanno diritto di ribellarsi, quando protestano li uccidono. Va bene, perfetto, grazie Alessandro. Ciao. Dicevo appunto che tutte le religioni monoteistiche, al di là del cristianesimo, dell'ebraismo, tutte quante religioni basate sulla sottomissione, sull'invenzione di un Dio che controlla tutto. Di conseguenza la lotta va fatta contro il monoteismo. Sì, pronto? Pronto? Sì. Ciao Francesco. Ciao. Sono Guido. L'hai conosciuto? Dalle parabole dei talenti e delle mine, rispettivamente in Matteo e Luca, emerge un Dio che non tollera che qualcuno si allontani dalla sua dottrina, sì, comminando la pena a morte. È così? Sì, la verità. Ecco, allora sono andato a vedere un testo scritto da un teologo cattolico per sentire l'opinione di quelli che militano nell'altra sponda. Questo teologo è René Laurentin. Non lo conosco, perciò. Dunque, esperto del Concilio Vaticano II e membro di tre accademie pontificie di Roma, tra le quali, sto leggendo, anche l'Accademia Pontificia di Teologia. Ho preso in mano il suo libro, perché io sono un lettore anche della controstampa, diciamo, perché se vuoi combattere un nemico lo devi conoscere. Esatto, lo devi leggere. Per conoscerlo devi leggere i testi che scrive. Dunque, vita autentica di Gesù Cristo. Dunque, cerco di farla breve. René stesso ammette che dalla lettura di queste parabole emerge un Dio duro, fanatico, intollerante, eccetera. E leggo cosa scrive. Il testo è duro, conturbante, però Dio ama i peccatori, perdona tutto e li esaudisce. In pratica ricorre all'estremo rimedio, dal loro punto di vista, della soppressione della morte, combinando la morte fisica, perché il tanto amore che Dio nutre per le sue creature le porta a questo passo estremo pur di salvarle dalla dannazione eterna. Cioè, la salvezza dell'anima giustifica la soppressione del corpo, la morte fisica. È una manifestazione di amore. Beh, insomma, sai, un po' difficile da spiegare, da capire. Prova a immaginarsi un padre che ama tanto il figlio, sì, che se non condivide le sue idee lo condanna a morte. Esatto. Questo è il Dio. Questo è il Dio dei monoteisti. Il Dio dei cristiani. Il Dio, ecco, di tutti i monoteisti, poi termino. Dice, e dopo tutto, Dio non è lui che distrugge il peccatore indomito, ma è il peccatore stesso che si autodistrugge. Questo non è vero, perché dalla lettura delle parabole risulta che è Dio che commina la condanna a morte. Non è che dica, oh poveraccio, quanto mi dispiace che ti sei autolesionato, perché questo presupporrebbe l'esistenza di un fatto a cui Dio stesso soggiace. Ma essendo un Dio unico, totalizzatore, al di sopra di lui non c'è il fatto, è lui che stabilisce le cose come devono andare, sì, per cui è lui che condanna a morte, non è che c'è un qualche cosa che lo trascende e a cui soggiace Dio. No, il fatto è un concetto del politeismo, della religione politeista. Sì, ho di certe visioni. Soggiacciono gli stessi dei. Sì. No, ecco. Questo volevo dire, cioè la giustificazione del teologo è tale che a lui non ripugna di fare riferimento a concetti attinenti al mondo politeista pur di deresponsabilizzare il suo Dio, sì, che è un Dio canaglia, basta. Esatto. Chiudo. Bene. Ciao. Ciao Guido. Ciao.
effettivamente appunto il dio di tutti i monoteismi è sempre un dio violento che deve imporre sugli altri e logicamente non conosce nessuna libertà, richiede, pretende, impone la sottomissione. Il problema è che questo dio appunto non esiste, è solo un'invenzione, è soltanto una panzana, e che chi si crede in lui, i monoteisti, che siano ebrei, cristiani, musulmani, cattolici, protestanti, si sentono in dovere di combattere per questo Dio, si sentono in dovere di sottoporre a giudizio di questo Dio tutte le persone. E logicamente lo fanno sempre con l'assio del peccato, con il fatto che le persone siano indegne, che le persone devono essere punite e colpite. E questo appunto porta sempre a una situazione drammatica. L'abbiamo visto proprio con il discorso del monoteismo che ha avvento in tutto il mondo. Abbiamo avuto questo esempio del monoteismo che è unico, che è affinato, che si è allineato col fatto delle vignette della Danimarca, in cui dei disegnatori, al di là delle motivazioni, delle spinte, di quello che c'è dietro, hanno fatto delle vignette che rappresentavano il Maometto. Noi occidentali che viviamo in un periodo di contrasto col monoteismo, la caratteristica basilare di noi europei o di chi non è monoteista è il diritto alla blasfemia, il diritto di colpire il dio dei monoteisti in tutti quanti i sensi. Esisteva già un testo antichissimo che girava già dal 1200 in poi, che si chiamava I Tre Impostori. Questi tre impostori, il titolo era dedicato a Gesù Cristo, ad Abramo e a Maometto, perché proprio questi erano profeti, erano divinità che avevano ingannato l'umanità. E il monoteismo si è ritrovato unico, schierato, ha fatto fronte unito per dire che il dio dei monoteisti non deve essere toccato. Ed è stata la dimostrazione migliore che non esiste uno scontro di civiltà, che non esiste un monoteismo occidentale cattolico che sia migliore del monoteismo islamico. Anzi, in realtà siamo all'interno di una saldatura, di un'unità dei monoteisti contro la libertà degli altri. La caratteristica dell'Occidente, sia libertà del monoteismo, è stata la blasfemia, il diritto di manifestare le proprie idee. Sì, pronto? Ciao, sono Pagliano. Se amico inventassi, come faccio inventore, sì. Ho inventato un metro che misura qualche se il dio più grande. Bravo. Però bisogna chi mi opporra davanti, perché se all'ase è più grande, per cui non è, è più grande di qualcosa altro. Basta chi mi porta davanti e me ne trovo. Bene, facciamo. E così da potremmo fare una certificazione, facciamo come Olimpiadi, qualcosa di più grande. Dopo vogliamo inventare un'altra, perché se no basta. Un convertitore, per cui se uno da un caso ha un problema, lo convertiamo da una regione che altra. Sì, perché ormai qui tempi che corrono. E sotto che ho messo anche una opzione, che struccando quella è ciappa coscienza, per cui può diventare normale come me, qualche altro. E adesso basta scegliere. Sì, sì, perfetto. Bene, grazie. Ciao, ciao. Allora, che non sia uno scontro di civiltà, che non esista una presunta superiorità occidentale con il monoteismo cristiano rispetto al monoteismo islamico, l'abbiamo anche da un pensatore, da un filosofo e politologo liberale americano che è Michel Walzer. Dice Michel Walzer, che è un consigliere americano molto ascoltato, che è un politico, cioè che è un filosofo molto letto e sostenitore di varie teorie. Dice, non è uno scontro di civiltà con l'Islam, ma una lotta tra laici ed estremisti. E la domanda gli dice, queste due forze, cioè tra l'estremismo, l'integralismo e il laicismo, o chi sia laico o chi è libero del monoteismo, queste due forze si scontrano anche in Occidente? Lui risponde sì. Ma meno intensamente, negli Stati Uniti c'è un regolo religioso che mira a condizionare la politica. Noi siamo figli dell'illuminismo, ma gli evangelici sognano una repubblica cristiana. Furono loro a fare delle nostre ultime elezioni una battaglia sui valori. Bush fu rieletto anche grazie a loro. E come vedete, negli Stati Uniti stiamo assistendo al fatto che qualcuno voglia trasformare quel paese in una repubblica cristiana, in una repubblica monoteistica. Come vediamo, non esiste nessuna differenza sostanziale tra un monoteista cristiano e un monoteista islamico. Sì, pronto? Pronto? Francesco? Sì, ciao. Ciao, sono Marco. Senti, visto che ti sei interessato meglio alla materia, adesso ti butterò addosso un po' di acqua santa. Ipotesi su Gesù di Vittorio Messori. Sì.
nel capitoletto intitolato Per 18 secoli nessuno dubitò della sua esistenza, che questa frase qua, che a te riguarda. Addirittura. Altrettanto, il dice, può dirsi dei polemisti pagani contro il cristianesimo nascente. Tra quegli autori non c'è alcuno che alle diffamazioni innumerevoli aggiunga anche il dubbio sull'esistenza storica del fondatore del nuovo culto cristiano. Cioè, neanche i antenati pagani al tempo, quindi il padre, proprio i polemisti pagani contro il cristianesimo nascente, quindi delle prime origini cristiane, neanche a loro non metteva in discussione il fatto che Gesù non fosse esistito, ma l'unica cosa che faceva nei confronti dei cristiani erano diffamazioni, insomma. No, questa era una bugia, perché gli storici non hanno mai documentato l'esistenza di Gesù Cristo. I testi che sono sopravvissuti, nessun testo ha mai dato un riferimento storico alla sua esistenza. Quello che hanno fatto gli autori tipo Celso, Porfirio o l'imperatore Giuliano è stato quello di criticare il racconto evangelico e basta. Di conseguenza, cioè, loro davano già per scontato che questo Gesù Cristo non era mai esistito e affrontavano il messaggio cristiano, i racconti, le favole, difatti li chiamavano le favole, i racconti, le barzellette, le chiamavano, difatti i cristiani parlavano di follia dei cristiani, sì. E loro erano uno studio psichiatrico, cioè dicevo, cosa ci vengono a dire questi pazzi? Quello che ha fatto appunto anche Freud, cioè con la psicanalisi, quando sono gli istinti che sono dietro questo, e loro li hanno affrontati proprio, difatti li chiamavano pazzi, e vabbè, dice, questa pazzia si diffonde, cerchiamo di capire da dove deriva, ma non, cioè, non si mette in dubbio la pazzia delle persone, le persone si pensano Napoleone, si possono pensare di essere chissà che, e nessuno li mette in dubbio questo suo affermarsi, ma noi sappiamo che è falso, cerchiamo di comprendere la malattia. Difatti gli antichi dicevano che i cristiani erano folli e si parlava di follia cristiana. Sì, sì, infatti qua dice, Paolo potrà giustamente osservare che se un Cristo crocifisso è follia per i pagani, per gli ebrei è scandalo. E ora lui si fa la domanda intelligente, secondo lui, chi è dunque responsabile della presunta invenzione della croce, quindi morte dell'apparenza antimessianica estrema, il supplizio il più inconcepibile per un messia? Ma scusa Marco, ma tu ti vuoi male? Cioè, andare a leggere Messori ci vuole veramente coraggio, ci vuole gusto masochistico all'estremo proprio, cioè nel senso che sei proprio un flagellante del tuo intelletto. Se mi analizzo a fondo forse devo darti un po' ragione. Ma insomma si gode anche a essere masochisti, sai. Vabbè, sai, ognuno ha i suoi gusti, però insomma penso che si potrebbe essere qualcosa di migliore, di più divertente, insomma. Infatti in fatto di De Sade te passo davanti di un tocco. Sì, ma infatti se De Sade ti avrebbe conosciuto ti avrebbe sicuramente inserito con qualche nuova forma di proprio di masochismo, insomma. Cioè, Comunque i pagani di una volta erano più buoni dei pagani di adesso, Pamissori, perché loro non metteva in discussione la figura, invece ti che ti sia un ma loro non mettevano in discussione perché davano per fatto acquisito che era un'invenzione. E allora dicevo, loro raccontano queste favolette, queste barzellette, cose, vabbè, andiamo ad analizzare le barzellette, insomma, vediamo cosa ci raccontano, vediamo perché danno queste esclamazioni. Cioè, un pazzo, cioè tu ascolti quello che dice il pazzo, fa delle affermazioni, però cerca di catalogare la sua follia. E gli antichi, i cristiani hanno fatto la stessa cosa, hanno cercato di catalogare la loro follia. Tanto è vero che un po' più avanti, parlo io di pagine più avanti, dice che il primo simbolo della croce cristiana per i cristiani si è apparso dopo 300-400 anni dall'inizio. Sì, perché non li penso all'inizio. No, mentre hanno trovato la prima croce, il simbolo cristiano, con un asino inchiodato sopra, l'hanno trovata verso il terzo secolo, proprio questo primo simbolo era stato fatto, era stato fatto dai pagani per prendere proprio in giro e denigrare la nascente, insomma, religione cristiana e quindi insomma profanare. Però addirittura i pagani fanno su questo simbolo della croce, inchiodano un asino per prendere in giro. Inchiodano una persona con la testa d'asino. Una persona con la testa d'asino. Sì, ma perché infatti tu sai perché ti dico? Perché questo disegno noi lo utilizziamo per la cena del musso che facciamo il venerdì santo. E facciamo un attestato di partecipazione e uno degli attestati era proprio questo disegno proprio. Vada retro Satana. Niente, non te lo convertivo in niente. Assolutamente, impossibile. Tenterò, andare avanti, masochista fino alla fine, dai. Ciao. Va bene, ciao, ciao. No, appunto, il fatto poi c'è anche da considerare una cosa molto importante. Che i cristiani hanno distrutto tutti quanti i polemisti
pagani, perché ad esempio se voi pensate che un libro come quello di Celso, di Porfirio, Porfirio ha scritto un discorso contro i cristiani, che era un libro in 24 volumi, quello che è sopravvissuto è stata la contestazione fatta dagli autori cattolici cristiani, e prendendo le citazioni che loro facevano, cioè quelle che riuscivano a contestare, a controbattere o a inventare sopra delle cose teologiche, è stato ricostruito questo libro, ma la gran parte di questo libro è sparito. Cioè, cosa hanno fatto? Loro hanno fatto un'opera proprio di pulizia completa, cancellando qualsiasi critica, e si sono tenuti solo quello su cui potevano arrampicarsi sugli specchi e cercare di fornire qualche giustificazione. Ma in realtà nessun pagano ha mai saputo e ha mai ammesso che un Gesù Cristo fosse esistito. Sì, pronto? Pronto? Sì? Sono Rossinger. Ciao. Ciao, Francis. Dimmi. Io vorrei, sempre parlando di Barzelletta, un piccolo particolare. Sì. Dunque, Ponzio Pilato, nel considerare, diciamo, le persone di Gesù e di suoi seguaci, ha detto: per me non sono colpevole, in quanto li considerava un po' fuori di testa, mattoidi, ma innocui. Sì. Sai chi gli ha voluto condanna? I farisei, cioè gli obbligati del Sinedrio, che praticamente era come i preti oggi. Ma va, la parte cioè che non è stato, Pilato non ha condannato nessuno perché Gesù Cristo non è mai esistito, perciò non lo poteva. Sì, no, va bene, io ho promesso barzellette. Cioè, se noi prendiamo all'interno delle barzellette, sì, c'è una barzelletta che dice, ma Gesù Cristo... No, ma c'è un insegnamento però, Quale? Quello appunto che l'uccisione, l'assassinio di un innocente si perpetua. Ma Gesù Cristo non era innocente. Era cosa ne sai tu se non era innocente? È colpevole, solo... era colpevole di non essere un zelota. No, era colpevole per quello che lui diceva, cioè nel senso le sue... No, stiamo parlando di barzellette, lui era colpevole di non essere un zelota, perché loro aspettavano un zelota. Sì, vabbè, la Bibbia è una barzelletta, allora, quelle, le barzellette che ci raccontano sono barzellette triste, sono delle freddure che non piacciono, e giustamente se noi dobbiamo stare soltanto sulla figura che ci racconta la Bibbia di Gesù Cristo, dobbiamo dire che era un mostro. Rimanendo sempre in fatto barzellettiero, però non tanto, San Salvador... Un sacerdote spretato, perché faceva parte della commissione di Fatima, no? Sì. Ecco, lì di che faccenda lì di Fatima. Ha soggiunto in aula, parafrasando un brano del Vangelo. I poveri sarebbe, noi poveri, un'altra, adesso non mi viene in mente, ma è curioso quello che ha detto. Ah, è più facile che un comunista passi attraverso la cruna del lago, che un ricco o un fascista vada in paradiso. A me è piaciuta molto questa definizione di questo frate spretato. L'ha spretato perché forse è stato un po' più... Lui, pensando a Oscar Romero, aveva capito che non era quello la vittima, ma è come che si è fatto passare Papa Giovanni San Paolo II, no? La vera vittima era Romero, che difendeva i poveri delle favelas, che difendeva i desparecidos. I preti non difendono mai i poveri, i preti sono sempre schierati sia col condannato sia col potere di esecuzione, proprio perché devono portare tutto. Beh, ma allora tira in ballo il famoso sadomasochismo. Ma non è questo, l'importante è che tutto quanto venga sottomesso a Dio, perciò di conseguenza, come c'è il prete che va a benedire la bomba atomica, c'è il prete che va a benedire la persona che muore sotto la bomba atomica. Comunque, parlando positivamente, Francesco, sì, e loro in secoli si sono organizzati in una maniera imprendibile, perché ci sono piccole parrocchiette, oratori, loro hanno i loro spioni, i loro messaggeri, i loro controllori, capisci? Sì. E l'italiano è preso proprio male da quel lato lì, o anche bene, non lo so. Dipende dalla capacità nostra di farsi sottomettere o no, insomma. Ma è una storia troppo antica. No, perché? Ci vorrà, chissà, forse altri 20 anni, se è poco. Vabbè, ma qualcosa vuoi che siano 20 anni rispetto alla storia della vita? Ma mi soffocchino discendente, mi piacerebbe vedere un cambiamento, porca. Ma chi ha detto? Questo cambiamento potrebbe... Ciao, Francis, ciao. Ciao, grazie. No, il cambiamento ci può esistere, l'importante è che ognuno sia cosciente che deve dare il suo piccolo contributo, il suo piccolo atto di coerenza per cambiare le cose. Se ognuno di noi andasse ad agire, a fare qualcosa, a impegnarsi, non dico in cose enormi, ma anche nella vita quotidiana con un piccolo gesto, le cose cambierebbero molto rapidamente, e perciò non sarebbe da aspettare decenni, ma aspettare molto meno. Dopo, logicamente, ognuno fa le cose in base al proprio sentire, al proprio sentimento, alle proprie capacità. Sì, pronto? Sì, pronto, ciao, sono un camionista che ho sentito il tuo discorso. Sì. Ma, no.
sono Massimo, e volevo dire una cosa, no? L'unica roba che mi dà fastidio, no? Sì. Che quelle parole si illude la gente, no? Ma io non voglio illudere la gente, cioè nel senso, a me non mi preoccupa se la gente si illuda. No, nel senso si illude le persone, cioè mi sarebbe chiaro, se fosse un prete mi diria chiaro, la mia speranza è solo una, farvi morire con tranquillità e basta. Ecco, questo è il discorso che voglio dire, i preti per me, io vorrei che fosse più chiari, più schietti. Cioè no, non, ma non possono esserlo. Ho capito, però il discorso si basa su quello, cioè per quello non mi sopporto tanto, perché famiglie vedere persone qui dicesse che avrei a cavo e fate morire tranquillo, nel senso che è un punto di riferimento, te muori. Ma loro l'interesse è che le persone muoiono con dubbi, con sofferenze, proprio perché loro devono sempre avere la soddisfazione, la gratificazione di avere convertito un peccatore a livello portato all'ovile in ogni momento, cioè si devono dimostrare di essere dei buoni cani da pastore. E sai, il cane di pastore è felice quando il suo pastore dice ha fatto un buon lavoro, hai tenuto le pecore unite dentro l'ovile. E loro lo fanno solo per quello, della persona che muore non gli frega niente. Lo so, però il scopo della vita è importante quello, insomma, alla fine il punto peggiore, cioè la morte, sì. Se non si basa di una roba del genere, ti dà un scopo anche di vivere, hai detto, capito? No, loro non danno nessun scopo per vivere, l'importante è sempre controllare le persone e sottometterlo. Questo è il desiderio loro, cioè della felicità dell'individuo, sì, della popolazione. Sì, no, ma mi sono d'accordo con tutto quello, mi dico che nel senso dell'onestà, almeno si fosse onesti, dice che il punto di vista è, e secondo me è l'unico che può essere aggrappare la vera fede, credo, capito? Ma non esiste una vera fede, la fede è sempre rinuncia, è sempre ignoranza, è sempre incapacità di comprendere, è sempre lasciare andare le cose e non volerle comprendere. E le cose vanno comprese, vanno sentite, vanno vissute e soprattutto nessuno ti può essere d'aiuto se tu non sei attento alla vita. Il prete della tua vita, della tua sofferenza, del tuo desiderio, delle tue prospettive, non gli interessa niente, l'importante è riportare la pecora all'ovile. Va bene, grazie. Bene, ciao, ciao. Difatti, appunto, proprio il desiderio loro è sempre questo. Tornando appunto sul discorso delle vignette apparse in Danimarca, un cardinale come Cardinale Silvestrini, che è responsabile del Vaticano per le chiese orientali, ha detto, commentando la dichiarazione del quotidiano, come François diceva, sì, abbiamo il diritto di fare caricature di Dio. E devo dire che sono sconcertato da queste parole. Chi afferma quel diritto? Dove sta scritto? La cultura occidentale deve trovare un limite alla sua pretesa di fare della libertà in assoluto. Anche qui da noi in Europa ci si dovrebbe ribellare all'idea e alla pratica di chi ride i simboli religiosi. È il commento del cardinale Achille Silvestrini. Silvestrini, che è sempre un rappresentante del Vaticano, dei cristiani e dei cattolici, dice: libertà è un grande valore, ma deve essere condivisa, non unilaterale, cioè nel senso che io posso essere libero soltanto se loro sono d'accordo. E questo punto rientra sempre nella volontà di dominio di tutti i monoteismi. Sei pronto? Sì, scusa, ancora Gianpaolo, scusami. Volevo dire che probabilmente quella gente lì ha solo paura dell'umorismo. Sì. Se ci pensi sopra, ha il terrore della risata. Ti ricordi il nome, sì, della rosa? Sì, ma pensa che addirittura il cardinale Silvestrini ha detto, per essere più preciso dirò che si può comprendere la satira sul prete ma non su Dio. Ecco, quindi tu li attacchi in maniera tremenda quando ci ridi in faccia delle loro cose. Sì. Quando tu ti incazzi invece fai il coro, niente. Loro calano il sedere solamente quando di fronte alla risata, come fai a combattere la risata metafisica? Tu non li devi mai prendere sul serio, non li devi mai riconoscere una credibilità, una serietà in quello che dico. Sì. Devi sempre dire sono delle bugie ridicole su cui si può ridere. Quando ti ridi sopra loro sono terrorizzati, come sai di chi hanno terrore? Del sesso debole, sì, della donna, si cagano addosso di fronte alla donna, non lo vogliono ammettere ma è così. Ciao Francesco. Bene, ciao Gianpaolo. Pensate appunto che, chiedendo sempre al cardinale Silvestrini, questa è una sua opinione, sei pronto? Pronto? Sì, pronto. Ciao Alberto di Padova, ti ascolto come interessa. Io volevo chiederti dirti una cosa. Sì. Guarda, io sono credente, frequento. Mi dispiace. Però non, cioè, con un'idea mia dell'onnipotente del Cristo.
L'unica roba che mi ha sempre, gliel'ho detto anche al prete con la parrocchia di Padova, lei è un prete giovane e probabilmente che ha capito più di tanti altri di una certa età. Quindi mi ha sempre lasciato la mare in bocca quando ha fatto, con tutto rispetto, i funerali di Wojtyla, sì, che era in prima fila in Bella Vista, Clinton, chi era stato, Bush, relative mogli, eccetera. Che è indubbiamente responsabile della catastrofe che succede in giro, giusto? Sì. Ecco, ho detto, magari sa proprio la mare in bocca, perché se ha detto mi sembra proprio roba da marionetta, no? Ma infatti era solo spettacolo. Lui ha riconosciuto, capito? Lui l'ha riconosciuto, però deve chinare il capo anche lui, perché si è comandato altre persone in più in alto, mi spiego? Vabbè, è una sua scelta di essere lì dentro, Sì. Nessuno l'obbliga. Ma qui mi sarebbe stata proprio una roba da marionette, cioè vedere queste persone qua che si prona di fondo, capito, con tutto rispetto del Papa che si è morto, per carità. È un cadavere esposto così? Sì, una roba da marionetta proprio, questa roba da marionette. Quello è il desiderio di dimostrare la loro potenza, E poi tutti uniti di fronte alla morte, perché c'erano anche altri capi di Stato. E finito il funerale, finito la cerimonia, ognuno per conto suo, cioè ritornano nemici come prima. Sì. Cioè, se questo che te ha sbalordito, mi spiego? Ma no, ma la Chiesa gli basta, l'atto di sottomissione, l'importante è che tu accetti di essere sottomesso. Sbalordito. E io mi reputo credente, ma con me codice, un me comportamento, cioè nel senso di non recare danno agli altri, di aiutare gli altri dove ne sono le mie possibilità. Però neanche a me mi riconosco su sta roba qua, mi spiego? Sì. Non mi riconosco assolutamente, pur frequentando una chiesa, insomma. Va bene. Ti ascolto. Grazie, ciao. Sì, pronto? Pronto, buongiorno. Sì. Senti, io volevo chiederti una cosa. Tu hai qualcosa di meglio da offrire che Cristo e la sua dottrina?